Bella a tutti, bentrovati su LeonTube, eccoci qua. Allora, lo scorso episodio abbiamo visitato tutto qui la cittadella Geruto sotterranea e volevamo andare qui in questo pozzo dove c'è comunque un vaso sospeso. Ora provo a tirar su. Non da qui. Ah, queste sono le bottiglie. No! Ok. Le bottiglie della tipa che sta lanciando, ok. Ma cos'è questo? Ok. Niente, questa corda a cosa serve? Ok, qui potrei trovare degli altri. Ah, questa che butta le bottiglie, ok, poi le seguiremo. Allora, adesso torniamo sopra perché avevamo visto nello scorso episodio un'altra stanza che c'era sfuggita. Paura, eh? E anche ora me la son persa. Allora. Ok, eccola qua. Ah, un voi. Noi Geruto non possiamo parlare con i voi finché non possiamo, non siamo maggiorenni. Non posso ancora fare conversazione con te. Ehi, mia nipote non può ancora parlare con un voi. Chiedi a me se hai bisogno di qualcosa. Ok, allora, intanto qui. Oh, le foche. Allora, qui siamo ancora alla stragrande, ragazzi, eh? Allora. Senso che è molto grande questo posto, sono così stanca, non riesco proprio a capire i voi. Oh, sei quel voi speciale di cui parlava la guerriera? Io sono Wash, sono l'insegnante del corso di corteggiamento per le vai Geruto. Tu hai una persona speciale nel tuo cuore? Sei sincero, vedo. È una qualità molto apprezzata in un voi, ma assicurerò che anche le altre vai ne siano a conoscenza, mi assicuro. Se ti interessa assistere a una lezione, sei il benvenuto. Di regola i voi non sono ammessi nella cittadella, quindi sarebbe una grande novità, perché non viene al corso serale è per le Geruto più grandi. Le lezioni di giorno sono per le vai più giovani. Non sono ancora pronte per incontrare un voi. Ok, questi sono manichini, meno male. Questa è. Segue. Ok, andiamo di qua. Ah, va. Ho sentito le guerriere che ne parlavano ad e adesso ho la certezza, c'è un voi in mezzo a noi. Mi sorprende che tu sia riuscita ad attraversare quella tempesta di sabbia. Oh, ma forse hai noleggiato una delle nostre foche delle sabbie per arrivare fin qui? Come? Non ne hai noleggiata una? Figuriamoci, è praticamente impossibile trovare una foca delle sabbie selvatiche in mezzo a questa tempesta di sabbia. Quindi è arrivata a piedi? È assurdo. Mi riesce difficile crederlo. Ah, sei un voi con uno spiccato senso dell'umorismo, dico bene? Hai preso una foca delle sabbie a noleggio all'ingresso del deserto, vero? Quella è l'attività di mia madre, Sark Sark, per aver fatto affari con noi. Noleggiare foche delle sabbie è la nostra attività di famiglia. È molto pericoloso uscire ora con questa tempesta di sabbia, quindi per il momento ho dovuto interrompere la mia attività. Ma se hai qualche domanda sulle foche delle sabbie, sono a tua disposizione. Non sarà possibile noleggiare foche delle sabbie finché è imperversa questa tempesta di sabbia. Anzi, se continua così, rischiamo di dover proprio chiudere baracca. Forse dovrei provare a chiedere alla matriarca Ricio di lasciare che mi occupi io della sua amatissima foca papizia. Dovrebbe essere Padora a prendersene cura, però con tutti questi strani mostri in giro, una guerriera come lei avrà tante altre cose a cui pensare adesso. Non mi capiterà un'occasione migliore per un avanzamento di carriera. Ok, queste sarebbero le statue. Sette statue.
con i loro simboli che sono poi nel deserto. Qui mi serve una ventola, dai. Sarà bene la matriarca? Magari dovrei raggiungerla per sincerarmi che stia bene, però io non sono che l'umile custode di Papizia. Non rientra nei miei compiti e forse sarebbe un gesto troppo presuntuoso. Tuttavia, se passo di qui, potrei sfugare nelle rovine a nord e controllare come sta. Ah, chiedo scusa, non ti avevo visto. Papizia è la dorata foca delle sabbie della matriarca. Conosci le foche delle sabbie, no? Sono creature specializzate negli spostamenti in aree desertiche. Ma Papizia non è una foca delle sabbie comune, può darti un oracolo. Dopo il cataclisma, però, ha cominciato a comunicare questi strani numeri. Mi occupo di lei da molti anni ormai, eppure nemmeno io riesco a capirla. Al momento è con la matriarca nelle rovine a nord. Se hai bisogno di Papizia, dovrai aspettare che la situazione si calmi. La matriarca è andata lì ad allenarsi. È partita da sola, a cavallo della sua cara Papizia. Ma il mondo pullula di strani mostri e sono preoccupata per lei. A differenza sua, però, io non possiedo un buon senso dell'orientamento, quindi non riuscirei a superare la tempesta di sabbia. Così ho pensato di raggiungere le rovine a nord attraverso questo passaggio che pochi conoscono. Sono così in pensiero per lei, se solo questo poi potesse farmi il favore di andare a vedere se sta bene. Non gli costerebbe nulla e io mi sentirei molto più tranquilla. Sì, vado, vado. Ma non c'è una foca, no? Valle delle statue silenti. Che strano. Sono andato a fare una passeggiata per prendere un po' d'aria fresca e mi sono ritrovato in un posto molto bizzarro. Qua giù sembra tutto uguale, ho perso completamente l'orientamento. Si narra che questo luogo sia stato costruito moltissimo tempo fa, anche allora mi si saranno persi come me. Cosa vuoi? Mi stavi forse spiando? Ah, ma tu sei quel boy di cui parlano tutte. Se da giovane avessi visto uno come te qui, sarei rimasta senza parole, ma alla mia età niente può più sorprendermi. La mia reazione ti ha deluso? Beh, se vuoi scusarmi, io devo andare, ho la gola secca, quindi vado al bar a prendermi qualcosa da bere. Ok. Allora, materiale c'è. Una spada. No, non mi serve. Oddio, si sta per rompere. Allora. Dai, facciamo un po' uno strike. Questa non la... Oh, la roccia, la roccia. Perfetto.
qui vabbè, potevo andare anche. Ma che stai per... vabbè. E vabbè, questa è praticamente una rampa per andare di là. Vediamo un po' cosa c'è qua. Ok. Ok, ma qui si va anche di qua. Oh, due fiori bomba. Eccolo quello della luce. Dovevo mandargli un obo, eh. Allora, quindi anche qui dovremo far arrivare la luce. Bomba, thank you so much. Dove dai? Niente, ho rinforzato Tulin, ma credo che avrei fatto meglio. Rinforzare Yunobo. Allora, qui intanto riusciamo a trovare del materiale, anche se il nostro obiettivo è andare là. Ah, là perché poi vedete c'è la luce da lì arriva. Allora andiamo subito. Vediamo un po' se ci va. Ok, ci è andato. Perfetto. Vedere se lo rompo tutto, cosa succede? Direi niente. Ok, una statua che manda la luce alle altre statue. La luce deve andare qui due punti forse. Oh. Allora, ce n'è uno.
Ok, dovevamo lasciarci la luce per un bel po'. Perfetto. E cosa fa? Trema? Vabbè, qui la luce, la luna non ci Anche interessa. il bagliore della luna ti... Allora, una siamo riusciti. Ok, perfetto. Allora, l'altra dovrei riuscire anche con quella. Perfetto. Ora non ricordo se ce n'erano altre. Qui trema. C'è questa parete. E ce n'è uno. E il terzo. Vediamo un po'. Ok, questo va. Ok, come facciamo a portare la luce qui? Ce ne vorrebbero almeno due. A meno che... A meno che non ci sia qualcosa qui nel muro. Ok, niente, lasciamo un attimo in sospeso perché qui... Finché non crolla questo muro. Non crolla, infatti. Allora, qui da dove siamo venuti. E allora andiamo di là. Ok, vieni. Ok, poi. Buono. Allora, ok, quindi da lì si andrà per tirar giù. Dai, vieni, dove vai? Ah, ci sono i mostri, ok. C'erano due spade. Ok, così abbiamo rotto tutto. Vabbè,
Ora andiamo a vedere qua su quasi tutto. Allora, qua su non ci porta. Sì, di qua. Sentito un terremoto. Ok. Ah, c'è la voce che si sta allenando. Rovine di Gerudo Nord. Di nuovo. Di questo passo non riuscirò a proteggere il mio popolo. Link. Che sorpresa! Non mi aspettavo di vederti qui. Eppure, appari sempre nel momento migliore. Il castello di Hyrule si è sollevato da terra e la principessa Zelda è scomparsa nel nulla. E hai viaggiato fino a qui perché sei alla disperata ricerca di indizi. Capisco perfettamente come ti senti, Link. Anch'io sono amica di Zelda e farò il possibile per aiutarti. E anche per questo devo risolvere al più presto un problemino che sta minacciando il popolo Gerudo. Non deve essere stato facile arrivare fin qui, vero? Questa tempesta di sabbia si è scatenata nello stesso momento in cui si è verificato lo strano fenomeno al castello di Hyrule. Ha avvolto la cittadella e il deserto in un batter d'occhio. E dal suo interno è apparsa un'orda di mostri sconosciuti, a cui abbiamo dato il nome di Ghibdo. Sono lenti, ma gli attacchi fisici non li danneggiano molto. Lo abbiamo imparato a nostre spese quando, facendo ricerche sull'origine della tempesta, ci hanno attaccato. Ma dimmi, per caso stavi guardando mentre mi allenavo? Mi stavo giusto allenando a colpire quel manichino con un attacco fulmine. Credo che sarebbe una tecnica molto efficace contro i Ghibdo. Però devo migliorare ancora molto per riuscire a padroneggiare del tutto. La mia mira lascia parecchio a desiderare. Siamo in due. Ho bisogno di avere il pieno controllo di questo potere per eliminare Ghibdo il prima possibile. Ma voglio anche scoprire la causa della tempesta di sabbia e aiutarti a cercare la principessa Zelda. Oh, ho un'idea. Link, perché non mi assisti mentre mi alleno? Scocca una freccia verso quel manichino. La userò per indirizzare il mio attacco fulmine. Oh, è andata bene. Proseguiamo. Le frecce che me le dà. Mira verso quei manichini e proviamo a colpirli tutti insieme. Invece di prenderli di mira individualmente, mira proprio in mezzo ai tre manichini. Il punto migliore dovrebbe essere quella roccia sporgente. Ma tieni presente che maggiore la distanza dell'obiettivo, più tempo mi servirà per caricare il fulmine. Sì, ora ci ho preso la mano. Così potremo sconfiggere facilmente Ghibdo. Link, è tutto merito tuo. Forse era questo il potere dei saggi da migliorare. Va bene. Cos'è stato? Non sembrava il rumore della tempesta di sabbia. L'hai sentita anche tu, vero? Credo che fosse...
Porto un messaggio. Abbiamo ricevuto notizia che un gruppo di Ghibli sta assaltando il Bazar Arsur. Byulla si sta già dirigendo là. Cosa? Ah, tutto è chiaro. Link, dirigiamoci subito al Bazar Arsur. Ho bisogno del tuo aiuto per utilizzare il mio fulmine. Ti prego, sostienimi con la tua forza. Conosci il Bazar Arsur? È un'oasi a nord-est della cittadella Gerudo. Faremo vedere a quelle Ghibli di cosa siamo capaci. E ora come faccio ad andarci? Allora, qui taglio un attimo per cercarlo. Allora, si trova a nord-est della cittadella Gerudo. La cittadella è qui. Ok. Deve essere... Esatto. Ah, si vede nella mappa. Perfetto. Deve essere quel punto là. Tulin. Niente. Quando serve non c'è mai. Allora, andiamo su queste rocce qua. Oh, Turin, ben arrivato. Tra l'altro c'è anche la torre. Ok, andiamo, anche se quella mi sembra la torre. Crepaccio del deserto. Caldo insopportabile. Ok, ci siamo. Perfetto, recuperiamo. Ok. Ci siamo. Oh, di questo passo. Scusate il ritardo. Li faremo fuori tutti in un colpo solo. Andiamo, seguitemi. Link, conto su di te. Proteggerò la matriarca e spezzerò via questi maledetti mostri.
Ok, facile così, eh. Dove sono? Ah, ok, arriva di continuo. Ok, quando arriva l'onda. Quello è il nido dei nemici, sbucano da lì. Dobbiamo distruggerlo e o non finiranno mai di piombarci addosso. Ok. Sono finiti? Ok, comunque c'è molto materiale in questo modo. Ok, tutti eliminati. Byulla, grazie per aver resistito fino al nostro arrivo. In effetti, sapere che i Ghibdo sono vulnerabili ai fulmini ci ha dato un grande vantaggio. Zelda? Può essere, ma cosa? La cittadella è in pericolo. Sono apparsi dei tornado vicino alla cittadella e Zelda sta andando proprio in quella direzione. Byulla! Dobbiamo rientrare subito. Link, noi andiamo avanti. Ci vediamo alla cittadella. Ok, e qui terminiamo questo episodio, che personalmente ho trovato anche molto divertente e interessante. E quindi niente, se il video vi è piaciuto, ragazzi, vi sta piacendo il gameplay, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale, mettete un bel mi piace, continuate a seguirci, cliccate la campanella per non perdere gli aggiornamenti e avere le notifiche quando pubblichiamo l'avanzamento degli episodi. Un saluto a tutti e ci vediamo presto con un nuovo episodio. Ciao a tutti!